Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Darkwood. Le cose si fanno sempre più interessanti. Nell'ultimo episodio abbiamo conosciuto il musicista, altro personaggio strepitoso con il suo violino rotto che scrive le serenate alla bella signora. Abbiamo conosciuto la signora dei polli, che è la sorella della bella signora. Abbiamo scoperto di più di Anushka, la donna che abbiamo ucciso all'interno della casa bruciata. Abbiamo scoperto che è rimasta incinta dal suo compagno, ha partorito un feto malformato e è stato portato via dagli altri abitanti del villaggio e hanno bruciato il fidanzato di Anushka insieme alla sua casa. E insomma, saltano fuori delle robe assurde. Il musicista ci ha parlato delle persone del villaggio che di notte uscivano camminando lungo la strada di cui noi abbiamo una foto, verso non si sa dove, non si sa perché. Insomma, un sacco di storie strepitose, interessantissime, che proprio ti fanno venire l'acquolina in bocca. Ora, il musicista ci ha parlato di questa bella signora di cui la signora dei polli, la sorella, ne è tanto gelosa. Il musicista è tanto innamorato di questa bella signora. Ora, noi possiamo sentirne i sospiri di questa bella signora, che è, vedete, si vede poco purtroppo, perché tra questi spiragli non riusciamo a vedere bene. Vediamo giusto proprio uno spiraglio, e anche questa quanto è bella sta cosa. È coperta, è nel suo letto, coperta dalle lenzuola, ma non respira tanto bene la bella signora. Spero che sia tanto bella, perché insomma non è proprio rilassante il modo che ha di respirare. Andiamo a vedere se la signora dei polli ha qualche altro dialogo. Con una strana alzata di spalle disse alla piccola gallina: «Vorrei poter trovare un insetto piccolo e grassottello». Dopo averti visto, l'anziana signora smette di canticchiare. «Cosa vuoi?» Stava canticchiando una filastrocca alle galline, probabilmente. «No, non abbiamo niente di nuovo da dire alla signora dei polli. Addentriamoci un po' in casa sua». Ups. Un'altra cassetta degli attrezzi che potrebbe fare comodo. Sono entrate pure le galline, ma prendiamo tanto. Una croce coperta di fango e ramoscelli. Intanto mi piglio l'alcol e poi... Una croce di legno ricoperta di fango e legnetti. Un'altra. Niente da fare, mi serve una chiave. Ci abbiamo sperato noi, eh. Oh, questa si apre però. Qui ci sono resti. I resti bruciati della struttura di legno. Un asse può far comodo, questa fa più comodo sicuro. Non so se posso craftare adesso qua un altro grimaldello. Sì, sì che posso. Ne posso craftare ben due. Olle. Questo è il pollaio. Uovo di gallina. Questo ce lo prendiamo. Nel letto ci sono altre due uova. Funghi enormi. Altre uova. Un uovo rosso. Un normale uovo di gallina con la differenza che è rosso. I funghi li prendiamo poi. Questa roba è exp a go go. Prendiamoci i fungoni enormi. Le galline non sono contentissime che gli abbiamo preso le uova. Chiudiamo, va. Guardate, da notare, come la signora dei polli ha barricato la stanza della bella signora.
della sorella. Ha messo proprio un armadio qua, tutto proprio ha fatto delle barricate di armadi, doppia porta, finestre barricate, porta in metallo. L'ha proprio barricata la bella signora, eh? L'ha proprio barricata. Ci può dire qualcosa? No, volevo vedere se commentava l'uovo rosso, ma non lo commenta. Quindi io farei una cosa. Prenderei la buca, che dovrebbe stare più in qua, per tornare ultra rapidamente... No, invece stava di sopra. Per tornare ultra rapidamente al nostro rifugio, per poggiarci un po' di cose. Tanto è super veloce da fare. Mannaggia la miseria, ste buche. No, sono troppo a destra io. Ah, il musicista comunque ci ha detto che andrà dove gli abitanti del villaggio tenevano il grano, al silos, dove abbiamo trovato quella... vi ricordate quel grammofono che suonava Beethoven, mi pare, o Mozart, no, Beethoven mi pare stava suonando, e quindi abbiamo anche automaticamente scoperto chi è che viveva lì dentro. Vi ricordate, c'erano proprio segni e tracce di qualcuno che viveva lì. È il musicista che vive lì. Oh, eccoli sti buchi maledetti che non li trovo mai. Mi tocca girare 3 ore tutte le volte nel villaggio. Cerchiamo di... ancora piove. Allora, zaino. Poggiamo le uova di gallina. Fatemi assicurare che le uova di gallina siano exp. No, solo quello rosso è exp. Allora, questo lo cuociamo subito perché sennò si sciupa. L'uovo rosso, invece, non lo cuocerò adesso perché non va male. E le uova di gallina normali a che servivano? Me le posso mangiare, mi sa. Me le posso mangiare, mi daranno stamina, sicuro, oppure mi curano. Poi vedremo. Quindi, l'uovo rosso lo lasciamo a terra. Le assi, cassette degli attrezzi, vediamo quello che possiamo infilare qua dentro. Assi no, l'alcol sì, bottiglia vuota sì, questi, mannaggia la miseria, l'inventario è veramente troppo limitato secondo me, paragonato alla quantità di oggetti che ti dà il gioco è veramente troppo limitato, quindi l'asse di legno lo buttiamo qui, lo buttiamo qui, lo buttiamo qui, questa ce la mangiamo, stamina. Gli stracci, abbiamo solamente 2 bende. Mi prendo un altro straccio, mi faccio un'altra benda. Ce l'ho a terra, anzi no, la prendo da qua dentro. Tanto qua dentro c'è sicuro. Voilà. E craftati una benda. Olè. Faccio così. Perfetto. Abbiamo altri 2 nastri adesivi che non ce ne facciamo di niente. Oddio che palle che sarà trasportare tutta sta roba. Sarà veramente una palla colossale. Questi 2 vediamo. Questo provo subito a mettermelo qui per vedere se lo posso mangiare. No, ho sbagliato tasto. Sì, ce lo possiamo mangiare. E ci dà stamina, ok. Un po' sprecato adesso. Mi sa anche tanta stamina ci dà. Abbastanza, abbastanza stamina. Pozzo. È giunto il momento del pozzo. Ripara pozzo. Possiamo mettere giù la catena. In tal caso il pozzo fosse buio, tanto facciamo in un secondo, ricarichiamo la nostra torcia. È molto probabile che il pozzo sarà buio. No, qui non ci sono
batterie, quindi ci prendiamo tipo queste. Ma io quasi quasi me le porterei sempre dietro. Tanto adesso abbiamo un bell'inventario, eh. Ok. Perfetto. Sapete anche forse cosa mi conviene fare? Prendere tutti quegli stracci che ho e combinarli in bende. Tanto perché gli stracci servono principalmente per farci le bende e poi per farci le molotov. Però è un oggetto molto comune, quindi penso che quando andremo a craftare molotov a go-go ne avremo trovati altri degli stracci, nel mentre possiamo liberare un po' di spazio. Entriamo, va, prendiamo la torcia, in tal caso è buio. No, ok, si vede. C'è uno zaino con una torcia e due flare. Giusto in caso arrivi qui senza niente. Mi sembra giusto. Qui si fa il buio, eh. Qui si fa il buio. C'è un cunicolo nel pozzo, quindi. Guardate, dei disegni a terra. Un uomo molto stilizzato, tipo che saluta, e un bambino. Altri funghi. Ce li prenderemo dopo. E avete visto quella cosa passare di qua? Piccola. Un piccolo Chomper. Quel mostro si chiama Chomper. L'abbiamo già visto, l'abbiamo visto nel prologo. Ci è capitato di vederlo più volte. Solo che in genere i Chomper sono grossi. Questo è piccolo. Altri funghi. Buono. Esploriamo un po'. Altri funghi, c'è un casino di funghi. Altri disegni a terra. No, 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 no! Buono, buono! Guarda, non lo vedo questo buio. Serve una lanterna qua. Una pila di quelli che sembrano, cadaveri. Sembrano. Non è detto, ma sembrano. Da qui possiamo risalire. Segno che qua c'è un altro pozzo. Saliremo dopo. Esploriamo prima tutto il pozzo. Buono, 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 buono. Cazzo, mi si è scaricata la torcia. Cambio batteria. Mannaggia. Cazzo,
cazzo, qui è chiuso. Au! E va bene. Qua giù non viene. Ci tocca ucciderlo, eh. Qui siamo finiti in un vicolo cieco. Guardatelo, guardatelo qua. Qui possiamo vedere per la prima volta un Chomper da vicino. Chomper è sostanzialmente una persona divisa a metà per verticale, quindi che parte dalla testa fin verso quello che è più o meno la bocca dello stomaco, e questo squarcio diventa una bocca dentata. Questo è un piccolo Chomper. Ora, visti i disegni dell'uomo col bambino, visto quello che ci ha raccontato la vecchia, questa cosa ci è sospettosa. L'abbiamo dovuto fare. Cerca carne strana, bambola. Ve la ricordate questa bambola? Noi abbiamo trovato una bambola uguale, ma bruciata, all'interno della casa di Anushka. Questa non è bruciata. Questo ci fa capire chi era questo piccolo Chomper. Volendo si può benissimo non ucciderlo, cosa che io infatti spesso faccio quando gioco per i fatti miei. Ma qui dovevo ucciderlo, anche qui di nuovo, per farvi scoprire quanta più lore possibile. Questo piccolo Chomper altro non era che il figlio, come dire, anormale di Anushka, quello che diceva la signora dei polli, che il villaggio è impazzito di paura quando l'ha visto e gliel'hanno portato via, non gli hanno detto dove, l'hanno buttato nel pozzo, l'hanno preso e l'hanno buttato nel pozzo, pozzo che come potete vedere oramai è vuoto, è prosciugato, non c'è acqua, quindi anche se ci butti un abominio del genere e muore lì dentro e marcisce lì dentro, non è che ti avvelena tutta l'acqua del villaggio, chi se ne frega, non c'è più l'acqua, lo buttano lì dentro e via, perché nessuno aveva il coraggio di ucciderlo. Ma c'è di più: una persona tra gli abitanti del villaggio non solo non ha avuto il coraggio di ucciderlo, ma non ha avuto neanche il coraggio di lasciarlo morire e se ne prendeva cura. E questo era questo Jean, che al momento non sappiamo se è lo stesso Janek, fratello della signora dei polli, che noi abbiamo ucciso all'inizio del gioco, quello che ci ha attaccato dentro la casa del dottore, che il dottore aveva rapito. State ricollegando i puntini, quel tizio che ci ha attaccato dentro la casa del dottore, che io sono stato costretto ad uccidere, quello era Janek, il fratello della signora dei polli. Aveva con sé la paperella, il pulcino di gomma che gli aveva regalato la signora dei polli. Sappiamo che c'è un certo Jean qui del villaggio che stava sempre qui intorno a questo pozzo. L'ultima volta che il musicista l'ha visto era sempre intorno al pozzo che cercava qualcosa o qualcuno. E cercava appunto il figlio di Anushka, questo piccolo Chomper, perché se ne prendeva cura, gli buttava giù cadaveri, gli buttava giù roba da mangiare. E ripeto, poverino, cioè io spesso non lo uccido nemmeno perché mi fa veramente pena, è veramente tristissima questa cosa. Però se non lo uccidevo vi dovevate fidare della mia parola, che questo era il figlio di Anushka. Invece adesso avete la conferma che il piccolo Chomper è il figlio di Anushka. Torno un attimo indietro, poi vedete che stava di... Chissà se questi disegni li ha fatti il piccolo Chomper o Jan, che se ne prendeva cura, non lo so. Però Jan non è il fidanzato di Anushka, nonché padre del bambino, perché sappiamo che il fidanzato di Anushka, nonché padre del bambino, è morto, bruciato nell'incendio di casa di Anushka. Ora cominciamo a capire ancora meglio perché Anushka era in stato di shock catatonico. Insomma, ha partorito un abominio, un mostriciattolo assurdo, e il villaggio gliel'ha portato via,
e gli hanno bruciato casa. Nel bruciare casa gli c'è morto anche il fidanzato. Io sarei sotto shock pure io, sinceramente. Sto esplorando un po' a vedere se trovo masticatore piccolo, l'hanno chiamato Chomper. E vabbè, Chomper ci sta, Chomper è la traduzione di masticatore. È un po' brutto masticatore, però ci sta, non è errato. Altri funghi. Expa gogo, non ce ne facciamo di niente perché siamo già abbastanza livellati per questo stage del gioco. Guardate qua l'exp che potevamo fare qui dentro. Se non l'avessimo già fatta prima, nel nostro caso. Queste sono radici. Sto bruciando batteria a gogo. Altri disegni di persone, bambini, vedete che roba? Chissà se il piccolo sciomperino si è mangiato Gian. Perché purtroppo non era solo una condizione fisica. Guardate questo il disegno. Guardate questo, si vede poco, ma vedete c'ha la spaccatura qua? È come sono fatti i Chomper sostanzialmente, con quella spaccatura, con quel taglio verticale. Sento dei funghi qua. No, più sopra. Da qui si esce però. Come si prendono i funghi che si sentono? Qui si sentono. No? Dov'era? Qua? Sono qua a destra, ma. Non sono giù, sono qua su. Vabbè, che non ci servono, è inutile perdere tempo a cercarli. Perché il gioco, con il fatto che scala l'esperienza ottenuta dagli oggetti che cucini in base al livello della cucina, e il livello della cucina va in base all'area di gioco in cui siamo, ti fa capire che l'exp è prefissata per determinate aree di gioco. Quindi noi posso buttarci quanti funghi voglio, rimanenza dei funghi, dentro quella cucina, ma non ci darebbe abbastanza exp. Proviamo a risalire da qui. Lo squarcio, siamo risbucati in quella. Vi ricordate questa casa? Era quella tutta chiusa con lo squarcio dentro. Funghi, forse erano questi che sentivamo da giù. Credo di no, ma. Guarda quanti funghi! Staccano, vero, nell'inventario? Non ho l'inventario pieno di funghi. Staccano a 6 e stanno pure iniziando a marcire, mannaggia la miseria. Qui la porta è stata barricata con un armadio. Permesso? Uova. Polli di plastica. Ha tanti altri pulcini. Come quello che aveva Janek. Uovo di gallina, uovo di gallina. Medaglietta di identificazione. Questa è difficilissimo da leggere. Qui, probabilmente, vedete, c'è una J. Qui probabilmente c'era scritto Janek. Qui c'è una S. Smakul. È una vecchia medaglietta militare del 1900, chissà, probabilmente Prima Guerra Mondiale. Adesso controlliamo anche una cosa. Questo però ci fa presupporre qualcosa, cioè ci sono un po' di indizi che ci portano a pensare una roba. Noi abbiamo conosciuto Janek.
quello che ci ha attaccato dentro la casa del dottore, che era anche lui prigioniero del dottore, ci ha attaccato e siamo stati costretti a ucciderlo. Aveva addosso il pulcino di plastica. Questo. Quando l'abbiamo fatto vedere alla vecchia dei polli, ci ha detto che questo pulcino lei l'aveva regalato a suo fratello Janek. Adesso il musicista ci parla di un certo Jan, che giocava con lui, che stava al pozzo, e questo Jan è sparito. Sbuchiamo in questa casa, direttamente da qui, che potrebbe benissimo essere stata squarciata dalle radici, ma chissà, potrebbe anche averlo aperto qualcuno volendo, eh? Cioè, non è che a picconata è tanto difficile far sta roba se sotto è vuoto. Non è che è tanto difficile, però le radici ci sono, quindi probabilmente lo squarcio è stato aperto dalle radici. Non è importante questo. Dentro una cassa troviamo una medaglietta, una vecchia medaglietta militare con un cognome e tanti, tantissimi pulcini di plastica, perché questi poli, vedete? Tanti, tantissimi poli di plastica. Questi sono tutti indizi che ci possono far credere che il Jan, che stava prendendosi cura del bambino non malato, però insomma deforme, malforme, sia in realtà lo stesso Janek che noi abbiamo ucciso, non volendo, ma che noi abbiamo ucciso. Se fosse lui, qui dentro non troveremo nessuno. La casa è tutta però stranamente barricata, eh? Ok, non si sa mai, dovessimo averne bisogno. Uova, vedete quante uova. Uova ovunque, ne ho già trovate altre 3 di là. Chiave ricoperta di feci di gallina. Ora questo acquista anche questo tutto un altro significato, perché noi stiamo cercando la chiave della stanza della bella signora. Se sta chiave ce l'ha uno che si chiama Jan, che perché ce la dovrebbe avere lui? Se non perché è il fratello della signora, quindi Janek. Vediamo se sta chiave. Lui infatti in casa non c'è, perché sappiamo bene dov'è. Morto dentro la casa del dottore. Come siamo messi a inventario? Direi bene, direi bene. Abbiamo consumato un casino di batterie. Le batterie da 9 volt vanno via come... boh. No, qui siamo... questo è il sacrarietto. Ah, sacrarietto che noi non avevamo esaminato, tra l'altro. Una pietra luccicante è stata pressata nella testa ricoperta di fango. Di nuovo, testa, come crocifissi, ricoperte di fango con i rametti. Rimuovo la pietra con cura. Non si sa mai, potrebbe sempre farci comodo. Quella era una Madonna che è stata cambiata in quella maniera. Prendiamoci anche questo. Ora andiamo diretti ai buchi per tornare indietro e non sprecare, anche se non ci danno praticamente exp. Andiamo indietro per non sprecare tutti quei funghi che abbiamo. Qua, no? O ancora più a destra, ancora più a destra. Non riuscirò mai ad orientarmi in questo dannato villaggio. No, invece era a sinistra. Eh sì. Eh sì, era a sinistra. È ridicolo comunque, cioè... la terza volta che gioco a Darkwood, è vero, nell'arco di tipo 10 anni, però la terza volta che ci gioco e ancora non riesco ad orientarmi in questo villaggio maledetto. Permesso, galline. Quindi sti buchi. Eccoli lì.
Opacchi, eccoci a casa. Ora, qui c'è un'altra cosa interessante da notare. Intanto cuocio tutto prima che vada male. C'è un'altra cosa interessante da notare. Noi non possiamo cucinare tutto quello che è organico. Il pane non lo possiamo cucinare. La patata non la possiamo cucinare. Le uova non le possiamo cucinare, ma l'uovo rosso sì. Capite cosa voglio farvi intendere? All'inizio io vi ho già posto sta domanda: perché questo lo possiamo cuocere e quest'altro no? Perché anche questo lo possiamo cucinare e ci dà intelligenza e esperienza? Qualcuno di voi, non ricordo bene chi fosse adesso, perdonatemi perché è passato il tempo. Disse perché possiamo tipo cucinare tutte le cose nella foresta, nel bosco, perché sono particolari, no? Perché sono organiche particolari. Ni. Ci è andato molto vicino. Qui notiamo che non tutto, tipo la patata, non la possiamo cuocere. L'uovo non lo possiamo cuocere. L'uovo rosso sì. L'uovo rosso, già di base, non è normale. Non esistono uova rosse. Sì, ci sono tante varietà di galline e alcune galline fanno uova particolari. Ci sono razze di galline che fanno uova bianche, 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 altre che le fanno più giallognole, altre che le fanno tipo color panna, altre che le fanno maculate. Ma rosso, 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 no. Ci sono delle galline che le fanno di un marrone anche bello scurotto, che potrebbe alla lontana ricordare il rosso, ma non è rosso. Questo è proprio un uovo di gallina rosso. Quindi un uovo anomalo. Una gallina, l'uovo per la gallina è sostanzialmente l'ovulo con cui la gallina si riproduce. Non è poi così tanto diverso da quello che le femmine di essere umano producono all'interno delle ovaie. Non a caso si chiamano ovaie. Certo, è molto diverso. Non è proprio la stessa cosa. Non è che le donne fanno le uova di gallina. Anche perché se no non ci sarebbe più bisogno di comprarle al supermercato. No, vabbè, a parte sta stronzata. Non è che fanno le uova di gallina. Però è veramente molto simile, no? La meccanica è veramente molto simile. Se Anushka ha dato vita a quel piccolo Chomper, il problema è che è nato così. L'ha dato alla luce già così. Non è che ci è diventato. È nato proprio così. Quindi il problema stava alla base, no? Al concepimento di quell'essere. Quindi le cose sono due: o gli spermatozoi del padre, del fidanzato di Anushka, erano tra virgolette anomali, o le uova di Anushka erano anomali. Capite che intendo? È davvero, cioè. Ora, io non sono qui per farvi una lezione di educazione sessuale e spero che ve l'abbiano fatta a scuola, sta roba, come funziona il ciclo mestruale femminile, come funzionano le ovaie, come funziona l'utero di una donna. Però davvero, per farla breve, spicciola spicciola, in maniera molto ignorante, per capirci tutti, semplicemente, le ovaie producono, sono delle sacche di uova, che producono queste uova, appunto, che di per sé non fanno niente. Se non vengono fecondate, arriva il momento delle mestruazioni in cui l'utero, quest'uovo, no, che si attacca lì all'utero, l'utero si scarta proprio, si sfalda e da lì ecco perché c'è la perdita di sangue. E questa roba non è fatta giusto perché Dio voleva far soffrire le donne, non sta così, è fatta perché per buttare via tutti questi ovuli, queste uova non fecondate, no? Esattamente come fa più o meno la gallina. Butta via l'uovo non fecondato. Poi in realtà l'uovo fecondato lo butta via uguale, ma lo cova e fa nascere il pulcino, perché poi la gallina non è un mammifero come noi. Ma comunque, le
la base di questo principio riproduttivo è lo stesso. C'è un uovo che viene prodotto dalla femmina, viene fecondato dal maschio, l'unione di queste due cose crea nuova vita, ok? Questo detta proprio in breve, ripeto, non so qui a farvi una lezione di educazione sessuale. Il fatto che Anushka abbia partorito un figlio già così ci fa pensare che il problema, come vi dicevo, sta alla base, quindi o gli spermatozoi del padre o gli ovuli di Anushka avevano qualcosa che non va. Oppure sì, magari il feto si è sviluppato in maniera anomala all'interno del corpo di Anushka, potrebbe darsi anche quello, ma vedendo l'uovo di gallina rosso ci capiamo, facciamo 2 più 2 e iniziamo a capire che questo qualcosa di strano che sta succedendo qui sta succedendo veramente su larga scala, cioè è una cosa molto più profonda e molto più spaventosa di quello che potevamo pensare inizialmente, cioè che qui va proprio ad intaccare la riproduzione delle specie animali esistenti in questa zona, di tutte, non solo degli esseri umani, anche quello delle galline, che siamo animali molto diversi l'uno dall'altro, quindi se attacca l'uno attacca anche l'altro, c'è da presupporre che attacchi tanti altri animali che potrebbero essere anche le renne, alci, barra cervi, quello che sono, non si capisce bene, si presume cervi, che potrebbero benissimo essere i cervi lì, e come potrebbero benissimo essere anche i cani, come chissà quanti altri animali nel bosco stanno venendo intaccati da questa roba. E qui capiamo l'entità, qui capiamo quanto grave è la situazione in questo posto, ed è parecchio grave, ma parecchio parecchio grave. In più si collega il tutto all'uovo di gallina rosso che possiamo cucinare per prendere esperienza, mentre l'uovo normale no. Quindi, a quanto pare, ciò che è anomalo... Che hai fatto te? Che c'è? Vieni qua! Ciò che è anomalo è quello che ci serve per, tra virgolette, guadagnare esperienza. Cioè è quello che ha un effetto, alla fine, sul nostro personaggio e gli fa qualcosa, gli dà esperienza in qualche modo, gli amplifica questi poteri. Ciò che è normale, ma organico, non serve assolutamente a niente, non ha questo effetto. Questo è molto interessante, soprattutto se pensiamo che, per esempio, il topo di base sembra sempre cucinabile, quindi sempre corrotto, infetto, come caso lo volete chiamare voi, insomma, ci siamo capiti, no? Difatti, i topi sono animali che sono tra i primi a avere a prendere malattie e diffonderle in giro, perché sono animali che per loro natura stanno in luoghi spesso molto, come dire, molto propensi all'avere malattie e di conseguenza allo spargerle, e in più è un animalino piccolino che si infila da tutte le parti e poi mangia di tutto, porta malattie ovunque, ed ecco perché come mai il topo è così. E guarda caso i topi qua sono tutti cucinabili, quindi sono tutti in qualche modo corrotti, diversi, cambiati, infetti, chiamatelo come volete, è giusto per capirci, no? Tutta questa roba qua nell'exp aiuta a livello di lore a capire un attimo quello che sta succedendo. Sì, anche con il discorso dell'exp e del leveling c'è una parte importante che ci aiuta a capire come stanno le cose. Ora, io qui c'ho sempre più casino dentro casa e non so più come gestire sta roba, vi giuro. Poi mi sa che mi metterò qua e metterò a posto, perché è una roba che non ha senso. Non ha veramente senso. Sta pietra lucente la regaleremo al mercante domani mattina. Ste uova ce le mangiamo tutte, perché non c'è altro che possiamo fare. Pane, patate, via. Guarda qua, possiamo aprire il ristorante. E olè. A sto punto, quanto siamo? 3, sono le 13. Ma a sto punto io torno subito al volo nel villaggio, perché avremmo da fare una scelta qua. Noi abbiamo la chiave. Abbiamo la chiave, che tra l'altro mi sa possiamo anche vedere, ho sbagliato, non c'è nell'inventario, quindi presumo che sia qua. Medagliette di identificazione, polli di plastica, bambola, croce, foto. No, non c'è. No, non la possiamo vedere la chiave, peccato, non possiamo vedere la chiave. Ma comunque, noi abbiamo una chiave con cui dobbiamo decidere
un attimo cosa farci, perché qui di nuovo abbiamo un grosso bivio. Sta chiave ci è stata chiesta dall'uomo lupo, ci è stata chiesta dal musicista, e potremmo benissimo usarla noi. Io non ricordo se usandola noi sta chiave sparisce o meno. Non me lo ricordo. Mi informo un attimo adesso, prima del prossimo episodio, perché non vorrei evitare di fare cavolate. Ora, io questa chiave sinceramente la darei personalmente al musicista, ok? Perché il musicista è quello che mi sta più simpatico di tutti. Ma se la do al musicista, noi non vedremo parte della lore che mi interessa farvi vedere dell'uomo lupo. Quindi mi sa che la darò all'uomo lupo. Se non la non si consuma usandola, la useremo anche nel prossimo episodio per andare a vedere la stanza della bella signora e andare a vedere questa bella signora, perché siamo tutti abbastanza curiosi di vedere questa bella signora. Vediamo quanto è bella questa bella signora. Ma prima di concludere e andare al prossimo episodio, quello che vi dicevo prima è che noi abbiamo trovato un documento molto interessante che si chiamava, vediamo se lo ritrovo, progetto, nota dal camion, borsa, scarabocchi di un pazzo, termometro, istruzione del dottore, sifone, bombo, istruzione del dottore, foto del dottore, croce. Dove stava? Ce l'avevamo, son sicuro. Era quello con la lista delle persone che stavano qui. Non è questo. Allora li provo tutti. Ce l'avevamo. Non era questa. Il vestitino bianco della taglia di un bambino. Nota, non era questo. Non era questo. Non era questo. Progetto? No, questo era il progetto di Piotrek. Eccolo, oh, eccola qua. La lista della popolazione. Sono quelli che vivono ancora qui dentro. Abbiamo dei Kaselak. Zofia, Josef, Thomas, Zdislav. Poi Osmola, Maria Teresa, Jaroslav, no. Thomas, Cristina, Andrei, Lucia, Zdislav, no. Anna, Tomatier, Stanislav, Christoph, Joseph, no. Przvislava, Marta, Tegomir, Vladimir, no. Radoslav, Haina, Bogna, Reisard, Christoph, no. Porca miseria, qui non ci sono quelli che ci interessano a noi. Maledizione. Speravo... Ah, chiavi, qui stava. Ah, ma non ce lo fa vedere. Speravo che ci fosse il cognome di questo Smaikul, potrebbe essere stato Smakul qualcosa, per saperne di più. Comunque, già così ci sarà di aiuto, vedrete, ve ne parlerò forse nel prossimo episodio, se no più avanti direttamente quando è meglio. Comunque, noi per ora ci salutiamo qui. Nel prossimo episodio, io nel mentre mi informo un attimo se la chiave la si perde, perché questo mi vado a informare io, perché io non me lo ricordo, ed è una roba stupida, cioè, a volte i videogiochi la fanno sta roba, che tu c'hai la chiave, se la usi, la chiave non ce l'hai più, no? E nella realtà non è mica così, cioè le chiavi mica sono monouso, cioè se la uso la porta si apre, la chiave ce l'ho ancora, la posso dare a chi mi pare. Quindi per ovviare a questi problemi tecnici dei videogiochi, voglio essere sicuro di non perdere la chiave se la uso. Io mi informo, vedo un attimo, se non perdo la chiave, nel prossimo episodio apriamo la porta e andiamo a conoscere la bella signora. Altrimenti la consegneremo all'uomo lupo. Alla prossima!